Ciao ragazzi, credo che insomma la prima parte della registrazione diciamo non sia andata a buon fine per quanto riguarda l'unboxing. Faccio praticamente una cosa abbastanza veloce, magari anzi anche per certi versi più pratica. Diciamo, io da poco mi è arrivato il podcast studio della Behringer USB, è praticamente un bundle, un kit, insomma per fare home recording, podcasting e music, un po' di produzione musicale, diciamo comunque a dei costi assolutamente contenuti. Il kit contiene praticamente una cuffia Behringer HPM 1000, poi un microfono dinamico con diciamo la relativa asta diciamo di appoggio da tavolo molto comoda. Behringer XM8005, c'è questo microfono dinamico. Poi diciamo il mixer Xenix, allora il mixer Xenix 502 con 5 ingressi, di cui il primo diciamo con la presa XLR, con una presa XLR ed anche sempre una presa a jack da un quarto, gli altri quattro canali di ingresso con collegamento sempre a jack da un quarto. Poi abbiamo due canali dedicati all'uscita, alla main out per collegare diciamo, dei monitor amplificati diciamo, esterni. Poi due ritorni bus RCA, un canale di equalizzazione, diciamo il primo dedicato al microfono, e poi diciamo, questi altri due, cioè gli altri quattro canali, cioè il 2, il 3, il 4 e il 5, con la regolazione diciamo, di pan e volume. Un ingresso per la cuffia. E qui la regolazione diciamo, sia per quanto riguarda diciamo, i volumi della cuffia che del main mix. E questo per quanto riguarda diciamo, il mixerino. Poi abbiamo diciamo, la scheda audio USB, troppo, diciamo, sta un po' tutto confusionato, però poi abbiamo una scheda audio USB, praticamente come sigla è UCA 200 e due ingressi e due uscite che ho collegato praticamente già al mixer e insomma che dalla lucetta verde che non so se si riesce ad inquadrare praticamente sta appunto ad indicare che la scheda praticamente è stata subito diciamo rilevata. Ecco qui. E poi niente delle cuffie, diciamo, delle cuffie vi ho detto. Mettiamo bene l'alimentatore perché attaccato bene l'alimentatore perché non stava attaccato bene. Ok, e quindi adesso come diciamo, ho detto prima che poi non era venuto diciamo, nella precedente registrazione, proverò diciamo, a collegare il microcord
diciamo, mi sono portato dall'altra stanza, diciamo, dell'home studio. Mi sono portato, diciamo, il microcorg mi sono portato, diciamo, il microcorg e quindi praticamente collegherò per vedere un pochettino se funziona il tutto. Allora andiamo a vedere qua se va.